signori Forrester. Buon pomeriggio e benvenuti, naturalmente, a John McCook e a Susan Flannery. Siamo molto contenti di avervi qui con noi. Allora, la prima domanda che mi riesce difficile un po' trovare, come dire, una domanda originale da fare ai protagonisti di Beautiful, perché ormai i giornalisti italiani verranno invaso di mille domande. La prima è quella: qual è il ruolo che John e Susan non hanno mai interpretato e gli piacerebbe interpretare? Chiaramente in a movie, in un film. Are you hearing that? Yes, but I don't know if I want to answer. Okay, because I'm not hearing it. You can't hear it. Oh. So you answer. Ovviamente non voglio rispondere. Quello che vogliono sapere è quale ruolo non abbiamo mai interpretato e vorremmo interpretare. Io ho sempre voluto fare Amleto. Io sarò Ophelia. E lei Amleto. Beh, sarebbe carino. Sarebbe carino, okay. Molto spiritosi. Allora, per la signora Susan, noi sappiamo che lei è veramente un'ottima nuotatrice, è un brevetto di pilota, gioca benissimo a tennis, insomma, sa fare tantissime cose. Qual è la cosa che non sa fare? Noi siamo tutti in negazione oggi. Qual è la cosa che non sa fare Susan Flannery e che gli piacerebbe fare? What do I not? Che cosa non so fare? Io so fare una salsa, mi piacerebbe saper fare una salsa alla bolognese. È possibile che qui in Italia qualcuna delle nostre signore gliela possa insegnare? Eh? Magari facciamo un corso per la signora. Eh? Gli piacerebbe? Se mi mandate delle ricette le porterò a casa con me. Bene, allora proponiamo a tutti i nostri telespettatori di mandare delle bellissime ricette per la signora Flannery, soprattutto di sugo alla bolognese, perché le piace molto. Per quanto riguarda Mr. Cook, invece, non sente molto bene la traduzione, quindi se la signora sente meglio lo aiuterà a essere tradotto. Ok. Allora, noi sappiamo che lei ha avuto per un periodo grande passione per la lirica, per la musica, insomma, gli sarebbe piaciuto anche fare il direttore d'orchestra oppure il cantante. In quale dei famosi direttori d'orchestra o cantanti Mr. Cook si identificherebbe? And they'd like to know, is there anyone in particular that you admire, either a famous conductor or a singer, that you would say to yourself, that's who you'd like to sing? I think Leonard Bernstein is a conductor. Leonard Bernstein come direttore d'orchestra, molto appassionato, very learned, and molto colto, very open to, e anche molto aperto, aperto nel portare le masse alla musica classica. Ha fatto molto negli Stati Uniti. Come cantante mi piacciono tutti coloro che cantano, chiunque canta in qualsiasi stile mi piace. Do you want to sing a song? Do I want to sing a song? You? Voglio cantare una canzone? No, assolutamente no. Ho chiesto di cantare una canzone, ma ha detto di no. A little bit. It's funny. È strano, non ho cantato per due anni. Ho avuto tanto da fare con Beautiful. Sono due anni fa ho cantato L'Uomo di La Mancia, un musical molto bello. Quindi non ho cantato, anche a casa, solo il pianoforte, ma non ho molta occasione. Non è il momento, chiaramente, perché insomma ha bisogno di un accompagnamento. Una piccola serenata italiana non la conosce? Serenata italiana? No. Something like Italian style. No, assolutamente no. No, vengo in estate e poi canterò d'estate. È una promessa? È una promessa? Yes. Una promessa. Ok, noi siamo contentissimi e emozionati di aver avuto qui nel salotto di segreti per voi Susan Flannery e John McCook. E così, nel nostro piccolo, vogliamo fare un omaggio, o meglio, un ricordino di questa trasmissione a Mrs. Flannery. Thank you. And for you is... ogni tanto parlo in inglese, faccio un po' di confusione, scusatemi. E questo qui è praticamente una litografia disegnata dal nostro... It's filled with money. No. È pieno di soldi. Oh, fabulous. It's filled with money. Non lo dica, questo non è vero. Non è vero. German marks. Addirittura marchi sono tedeschi. Marchi tedeschi, quindi sono ancora più importanti dei dollari. Allora, questa è una litografia dei nostri... At this point.
del nostro Codognotto, che è lo scultore che è presente qui nella trasmissione con tantissime belle sculture, come avete potuto vedere, che praticamente raffigura il segno zodiacale dei gemelli che noi doniamo a John McCook per un ricordo. Yes. Thank you. It's a pleasure to meet you. È stato un piacere incontrarvi. We see you next time. Okay. Certo, saremo qui. Ok, gli ho detto di vederci la prossima volta. Bene, noi dai sogni di casa Forrester passiamo ai sogni del nostro sponsor, appunto con il nostro sponsor Vernelli. Vinci il tuo sogno.